Veneto Film Commission, sono Jacopo Pesta, direttore della Veneto Film Commission, sono qui solo per dare un saluto e lasciare la parola a Viviana Carletti e Carlo Migotto per la presentazione del 12° premio Sonego, che tutti voi conoscete. Diciamo che sono qui sotto due cappelli, con due vesti, come Film Commission, che ha subito aderito al premio, insomma, con una collaborazione, diciamo così, di supporto, tra virgolette, e come Torino Short Film Market, che invece è più connesso proprio fattivamente al premio, perché la presentazione finale, il pitch finale dei progetti viene fatta a Torino nel contesto del Torino Short Film Market, cioè tra il 17 e il 21 novembre. Quest'anno, giusto due parole su questo, il Torino Short Film Market avrà un'edizione un po' particolare, perché sarà ibrida, cioè principalmente su una piattaforma web, ma avrà anche una parte in presenza, live, con pochi appuntamenti italiani. Uno degli appuntamenti che avranno luogo fisicamente a Torino è proprio la presentazione dei progetti finalisti del Sonego. Quindi, insomma, sono contento di poterli presentare qui e poi a Torino come, tra virgolette, direttore uscente. Quindi buon pitch, bisognerà lasciare la sala alle 3 perché c'è l'allestimento di un evento successivamente, e quindi grazie a voi di essere venuti e in bocca al lupo ai pitcher. Grazie. Grazie infinite Jacopo, grazie alla Film Commission del Veneto, alla Regione del Veneto, ovviamente anche al Ministero che supporta il premio Rodolfo Sonego ormai da un paio d'anni. Piattaforma Lago nasce 16 anni fa, è strettamente collegata con il territorio in cui lavora, quindi da 15 anni collabora con la Proloco di Rivine Lago, e quest'anno è diventata Fondazione Fabbri, quindi ci siamo evoluti, ci siamo strutturati sempre di più. In questi anni siamo diventati un luogo di produzione e di sviluppo di progetti culturali e cinematografici. Il premio Rodolfo Sonego sicuramente è una delle eccellenze e dimostra questo sviluppo in tutti questi anni. Cerchiamo di stimolare ovviamente l'incontro e il networking, quindi tra i professionisti, ma soprattutto è legata ai giovani che possono attraverso questo progetto ovviamente sviluppare le loro idee e incontrare possibili produttori e registi. Quindi cerchiamo di aiutare e di creare nuove possibilità e opportunità, sia per chi lavora ovviamente con noi che chi ovviamente poi fruisce dei nostri progetti. Basta, io lascerei direttamente la parola a Carlo se vuole dire qualcosa. No, Viviana ha già detto tutto e volevo aggiungere che siete qui oggi ad ascoltare per primi le storie dei film del futuro, e 4 anni fa abbiamo dato questa svolta al premio Sonego cambiando un po' di cose, e quindi presentiamo Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, che sono i due project manager che ormai per la quarta per il 2021 seguono il progetto Sonego. Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per essere qua. Come dicevano Vivi e Carlo, questo per me, Alessandro, è la nostra terza edizione del premio Sonego. Quest'anno avevamo deciso un attimino di riavvicinarci anche in qualche modo a quella che è stata un po' l'opera di Rodolfo Sonego, e quindi il tema di quest'anno, che un po' anche sorprendentemente però si è rivelato essere più necessario e importante del previsto, è la commedia. Siamo partiti dal titolo di un programma radio di Tati Sanguinetti, che era Come ridevano, come ridiamo, e ci siamo detti come e cosa ci fa ridere, come si ride oggi in Italia. Questa è un po' la sfida che hanno affrontato i 9 finalisti durante questi 3 giorni di full immersion in un workshop guidato anche da 3 tutor professionisti che cogliamo l'occasione per ringraziare: Aaron Ariotti, docente della scuola Holden, Chiara Laudani, sceneggiatrice e docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e Carolina Cavalli, giovanissima sceneggiatrice. Hanno preso le storie dei 9 finalisti, le hanno fatti lavorare giorno e notte,
per 3 giorni, quindi quello che vedrete oggi e anche, insomma, se avete letto la brochure, c'è qualche novità. I ragazzi hanno lavorato duramente la storia, quindi questo significa anche averla messa in discussione, averla in qualche modo per certi versi rifondata e migliorata. Questa è stata la prima fase però del premio Sonego. Esatto, nel corso di questi 3 anni, diciamo, abbiamo cercato di far crescere tra virgolette il premio, e quindi non ci siamo fermati solamente al workshop, quindi a questo contesto di bottega dove appunto tutti lavorano insieme per migliorare le sceneggiature, ma abbiamo cercato e voluto fortemente di creare una connessione appunto con l'industry, e quindi abbiamo cercato di creare diverse tappe per mettere in contatto i finalisti con il mondo produttivo. Questo è è la seconda tappa appunto del premio Sonego. Ci sarà, come già anticipato, appunto i pitch finali con la premiazione al Torino Show Film Market, e diciamo siamo molto contenti, l'abbiamo ripetuto in questi giorni, di essere riusciti, nonostante la situazione, nonostante il particolare anno che stiamo vivendo, di creare quest'anno il Summer Camp, che è stato appunto posticipato leggermente, doveva essere all'interno di Lago Film Fest, ma abbiamo deciso di spostarci all'inizio di settembre, ma l'abbiamo fortemente voluto perché secondo noi è un momento molto bello, molto stimolante di lavoro, e quindi grazie a tutti i finalisti di essere stati con noi. Speriamo che sia stato bello questo. Grazie anche a Fondazione Fabri, che ci ha ospitato in queste giornate. Al Lago Film Fest, Piattaforma Lago, Piattaforma Carlo, Viviana e Momo. Insomma, grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti i finalisti. Direi di lasciare appunto lo spazio ai nostri finalisti. Sì, successivamente ai pitch ci sarà la possibilità appunto di parlare direttamente con loro, quindi con un colloquio per approfondire quello che tra poco vi racconteranno. Direi di partire seguendo l'elenco delle brochure che avete con Bruno Ugioli, con Nick Park.